Buongiorno, Filippo Diodovic dalla sala operativa di IG. Mercati poco mossi in avvio di settimana. Le cifre macroeconomiche di Eurolandia non sono state particolarmente brillanti. Gli indici PMI sul settore manifatturiero e su quello dei servizi hanno deluso le aspettative del consensus, evidenziando nel mese di luglio una perdita di vigore della crescita delle attività economiche nel vecchio continente. I deludenti dati sugli indici PMI non hanno particolarmente indebolito il cambio euro-dollaro, che continua a quotare ben al di sopra di 1,16. Nelle prime ore del mattino la coppia valutaria aveva toccato un massimo a 1,1685. Le prospettive grafiche di medio breve periodo rimangono rialziste. View ribassista invece sul petrolio, tornato a scendere sotto i 46 dollari al barile. Continua a perdurare la crisi in Qatar, portando forti tensioni in Medio Oriente. Sul fronte societario, alla chiusura di Wall Street, avremo i conti di Alphabet, la holding proprietaria di Google, che mostrerà infatti i risultati del secondo trimestre 2017. Le aspettative per il secondo trimestre sono fissate per un EPS pari a 8,25 dollari per azioni e per ricavi ex TAC, ovvero esclusi i costi di acquisizione del traffico, pari a 20,80 miliardi di dollari. Con questo è proprio tutto. Buon trading!